Giancarlo Cerchiari, sono il vicepresidente della Camera che è sponsor di questa manifestazione e quindi sono qua con grande orgoglio e anche con la passione tipica dei modenesi che mettono in tutto quello che è il sistema dell'automobile, perché riteniamo che per le nostre imprese e per il nostro territorio sia una delle cose più importanti che può esprimere il territorio di Modena, ovviamente assieme al food, dove anche lì siamo primi nel mondo, questo lo sappiamo, e anche assieme al fatto che comunque Modena è una città anche di arte e di cultura. E come Camera ovviamente siamo impegnati affinché tutte queste opportunità possano essere messe al centro dell'attenzione per favorire lo sviluppo e in particolare dare spazio ai giovani che possano trovare l'opportunità di potersi creare un futuro. Noi abbiamo una storia importantissima, abbiamo i musei fra i più importanti del mondo che ci fanno capire quanto è stato importante per Modena tutto quello che è l'attività dell'automobile. Ma la grande scommessa che si sta effettuando attraverso le ricerche che si possono fare all'interno della nostra università sarà il futuro. Noi a Modena stiamo sinteticamente facendo un'operazione di questo tipo, la storia la stiamo proiettando nel futuro attraverso le nuove tecnologie, infatti oggi vedremo anche un'auto a guida autonoma che è frutto di tutta la ricerca e sviluppo che è stata fatta dall'Università Unimore di Modena. E quindi questo per permettere ai nostri giovani non solo di avere una storia, ma avere anche di un futuro importante in questo mondo che economicamente parlando è molto importante. Mariella Mengozzi, direttore Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. La mia esperienza nel settore automotive è piuttosto lunga, ho cominciato in Ferrari all'inizio degli anni 2000, sono stata 12 anni, poi ho curato il 50° anniversario Lamborghini, poi mi sono occupata del Senna Tribute al circuito di Imola con Formula Passion nel 2014 e poi ho lavorato per 4 anni in un'azienda licenziataria Aston Martin per i motori scafi per le barche, quindi diciamo conosco il settore automotive da diverse angolazioni. E da circa un mese e mezzo sono direttore del Museo Nazionale dell'Automobile e in questo ruolo sono naturalmente interessata a partecipare agli incontri che riguardano un po' tutto il settore, soprattutto la Motor Valley che oggi qui è la punta di diamante di tutto il settore in termini di capacità di fare sinergia, di comunicare, di innovare, di creare veramente delle iniziative che attirino i giovani, che è molto importante. Io sono di Modena, mia famiglia vive a Modena e quindi naturalmente sono anche a casa, che mi fa molto piacere. Il Museo Nazionale dell'Automobile è un lungo percorso nella storia dell'auto, abbiamo più di 280 vetture in collezione, di cui circa la metà in esposizione permanente e da oltre 80 case automobilistiche, quindi non è il museo delle vetture italiane, ma il museo nazionale, nel senso che rappresenta la storia a livello nazionale. Ci dedicheremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi a nuove mostre in cui lo sport potrà avere una forte rilevanza, proprio perché lo sport rappresenta passione, rappresenta innovazione. C'è al museo oggi una sala molto bella, la più emozionante a mio parere di tutto il museo, che rappresenta una grande curva, una linea di partenza bellissima di un gran premio immaginario, dove vetture dall'inizio del secolo scorso fino ai giorni nostri sono in esposizione, pronte a partire, ma vorremmo dedicare davvero mostre tematiche alle corse su strada, ai rally, alla Formula 1 che nel 2020 celebrerà i 70 anni, quindi aspettiamo tutti gli appassionati al nostro museo.